La vita e le passioni di Pier Alessandro Garda, viaggiatore, collezionista, uomo d'arme ed avventure, offrono lo spunto per compiere un viaggio in epoca risorgimentale, rintracciando gli ideali che mossero intellettuali e studenti a dar vita ai moti insurrezionali del 1821 a Torino, come in tutta Italia. In una docufiction prodotta dal museo, sono state ricostruite le vicende di Pier Alessandro Garda, giovane studente, appassionato combattente e avventuroso viaggiatore. Attraverso l'incanto del suo sguardo, perdutamente ammaliato dal fascino d'Oriente, è stato possibile scoprire l'origine della collezione d'arte orientale, composta da oltre 500 opere da lui donate alla città di Ivrea nel 1874. Nel rispetto della fedeltà storica e sulla base delle memorie scritte dallo stesso Garda, sono state ricostruite le emozioni e le avventure che hanno costellato il suo lungo esilio in Europa e America Latina. Alle evidenze storiche si affianca la parte di mistero che ancora avvolge gran parte della lunga vita del collezionista. La passione che lo ha animato ci è stata però restituita intatta dalle preziose lacche e dagli oggetti d'arte orientale che Garda donò mentre era ancora in vita al comune di Ivrea e che sono custodite presso il museo.